Bentornati amici, oggi finalmente metto giù i pomodori perché è ora. Si sono aperte le piantine, sono cresciute abbastanza bene in serra in questi giorni e hanno avuto un'enorme spinta. È tempo che facciano le radici e che siano pronti. Vi faccio vedere quali. Sono piante veramente molto belle, guardate. Ne ho 8 e sono perfette da mettere nel cassone. Andrò ad aggiungere la terra che ho comprato apposta per pomodori, che sarà l'ultimo strato. Notate anche che bello che è venuto lo scaffale che ho creato aggiuntivo. Ho messo il sacco, avete visto tutta questa cosa qui, e adesso appunto andremo a mettere giù queste prime piante di pomodori con i bambù che abbiamo comprato, che sono andato a comprare, e andrò a creare già delle strutture in modo che le piante si sorreggano e comincino a crescere alte. Questa è la terra che ho comprato. Qui dentro ci sono 3 di compost e una di questa terra mista qui. Come si comporteranno le piante? È un tentativo, il mio primo tentativo di coltivazione di questi bei pomodori, però guardate come sono cresciuti bene in serra. E proviamo! È tutto così bello e nuovo per me, io sono talmente contento, mi diverto un sacco. Stare a casa per me è anche questo. E i video chiaramente, spero che vi piacciono, come sempre dico. Io mi guardo attorno e mi perdo, a me piace troppo vedere verde, sarebbe la mia vita. Fabbrica del verde, altro, cioè c'è bisogno ragazzi di natura. Io sì, faccio il lavoro che faccio e mi piace un sacco. Però se dovessi scegliere, la natura vince, anche per meno soldi magari, cioè non c'è problema. Ragazzi, è una cosa da provare questa. Altro che televisione, videogiochi, social, per carità i social sono in questo caso. Vince, vabbè. No, questo è una... partito come così, come hobby, passione, adesso mi sta diventando veramente interessante, a me piace, mi stavo documentando un sacco, sto vedendo che le cose vengono man mano che le faccio. Andiamo a prendere un altro sacco. Siccome il pomodoro ha bisogno di molta terra, in quanto poi con gli innaffiamenti la terra tende a calare, e allora a questo punto ho deciso di metterci un sacco extra perché voglio che vada un po' in profondità, che faccia una bella radice grossa. Questo sacco era rotto in cassa e io non ho voluto fare questioni con la cassiera perché poverina, non è un bel momento. Cercate di mettervi anche nei panni di chi fa questo servizio, perché è un servizio alla fine, no? Nei supermercati a servire la gente. Io ho cercato di mettergli tutti comodi in modo che con la pistola potesse fare la scansione dei codici a barre. Purtroppo lei ha tirato il sacco per cercarlo, quando bastava leggermente spingerlo, e ha rotto il sacco e non si può fare nulla, cioè. Io mi ha chiesto anche se lo volevo cambiare, voleva dire scaricare tutto il carrello. Io ho pagato tale quale, non ho voluto sconti, che ci sarebbe la possibilità di avere un 10% di sconto, ma ragazzi, ripeto, non fatelo, ovvio che se si può, dove si può, fatelo chiaramente e chiedete, però in questo caso non mi sembrava giusto. Io almeno sono fatto così, io non cerco sempre di agevolare gli altri se posso. Ve lo faccio vedere, vedete? Strappato e poi è uscita a terra chiaramente dal carrello, però non importa. Se c'è una cosa che ho imparato durante la mia carriera di fiorista, anche quando ero da mio zio che andavo a prendere le piantine, queste cose qua, e anche è un consiglio che vi do, ragazzi, lasciate che la terra respiri, non riempitele d'acqua ovviamente e non lasciatele seccare le piante, perché poi chiaramente fanno i crostoni, come si chiamano, le zolle, quelle
La terra ha bisogno di essere appena appena un po' umida tutti i giorni. È la pianta che vi chiede se ha sete oppure no. Se vedete che è un pochino si sta calando, da noi in Veneto diciamo, se cala le orecchie, no? Se cae recce, te che dai acqua. Se cala, gli dai acqua, nel senso che è la pianta che dice ho sete, ok, te lo do un po'. E vedi che si ripiglia un po'. Ovvio che se la vai ad annaffiare, la anneghi, la terra marcisce, basta, non c'è più nulla da fare. Infatti in fioreria poi mi dicevano, ah no, le piante con le foglie scure, signora, troppa acqua, ristagno d'acqua, la pianta reagisce così, ti fa vedere il marciume. Al contrario, se c'è la secchezza, ti fa vedere il giallo, uno è marrone e l'altro è giallo. Sono i colori della risposta della pianta. Tutto lì. Questo è il mio primo cassone e adesso ci infileremo i nostri amati pomodori. Io spero di farcene stare tutti e 8. Ieri parlando con mia zia, ho una cara zia, ho delle zie che sono eccezionali, figlie del nonno che lui amava l'orto, era una cosa incredibile. Poi l'avrete visto anche nel secondo video, che faccio vedere quella serra piccolina lì. I pomodori cercheremo di dargli il più spazio possibile, chiaramente. Io ne ho 8 e vorrei mettere giù quegli 8 là. Li lascerò abbastanza aperti perché non posso sapere più o meno quanta, diciamo, aria hanno bisogno. Questa maglia qui, ragazzi, Birolandia, ha 23 anni. Mi piaceva andare nei pub e mi chiamavano Dylan perché era il momento di Beverly Hills e allora avevo le basette lunghe, i capelli col ciuffo, vabbè, insomma, quando si è giovani. Questa è l'officina vegetale. Tra l'altro, massaggiando la terra così, proprio accarezzandola, escono da sole le zolle, quelle un po' più dure. Sopra, eccole qua, guarda. Questa tecnica si chiama letti di terra rialzati o il no dig, nel senso che non vai a scavare la terra ma crei queste... Mio nonno era bravissimo, lui faceva i cumuli, cioè senza cassone faceva il cumulo di terra, la lavorava, era qualcosa di eccezionale. Col bambù costruiva gli archi e poi chiaramente ci metteva sopra il cellophane. Aveva un orto che era una gioielleria, faceva di tutto, era una cosa... incredibile. Tra l'altro aveva coperto la casa con un vigneto, quindi aveva ombra e aveva tutti i grappoli d'uva, che era l'uva chiaramente della tavola, diciamo, quella zuccherina. Può anche non piacere, per carità, non... però intanto lui aveva fatto così. Userò questo. Anche questo era nel capanno lì. Mi hanno lasciato un sacco di attrezzi nel capanno e io adesso li uso tutti. Allora, divido il cassone circa a metà, quindi qui così. Mi faccio un piccolo segnetto io proprio per capire di cosa stiamo parlando. E io penso che vada bene una cosa così. Sto cercando che ci siano le distanze più o meno larghe, diciamo. Un altro qua, un altro qua, un altro qui e un altro qui. Ho creato i miei solchi. Adesso questa è la mia prima esperienza, io non posso sapere, però... Gli altri purtroppo non posso fidarmi di metterli fuori, hanno preso tanto freddo, poveracci. Questa vasca è molto bella, si vedono già quelli che vivranno. Anche in natura bisogna fare un po' di selezione naturale, la dobbiamo fare noi purtroppo. Poi una volta che saranno cresciute andremo a mettere dei tutori in bambù, chiaramente vedremo come si comportano. Intanto io voglio che si alzino e comincino a ramificare, sono delle piante sane proprio. Abbiamo deciso che le piante aromatiche le mettiamo qua, timo, salvia,
rosmarino. Qui c'era una bella lavanda, l'ho tolta da qui per far spazio per un'altra pianta. Eccola qui, ho fatto la struttura per i pomodori, tutto interamente in bambù, così quando crescono hanno già una bella struttura portante, possono arrivare fino a 1,80 m di altezza tranquillamente. Qua abbiamo fatto due file di fagiolini, vedete, sono due diverse, stessa struttura perché anche questi crescono alti, dunque questo rimane un po' più bassino, arriverà fino a 1 m circa, questo invece può arrivare anche a 1,80 m di altezza, altissimo. Dopodiché qui vicino alla peonia di Anna, esattamente qui, faccio uno spazio qui così e metterò giù uno dei lamponi. Dobbiamo scegliere quale, quindi un lampone viene qua, quello blu voglio metterlo lì, oppure viceversa posso anche fare, vedremo ragazzi. Spero che questi video vi piacciono, fatemi sapere nei commenti se l'orto sta venendo bene e chiaramente iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace che fa molto piacere e fa crescere il nostro canale, e noi ci vediamo alla prossima puntata. See you soon.